Forse è proprio così che in fondo deve andare. Trovatti nitrasando, sporca e brutta. Da chiedersi com'è che un giorno dai lavoro a tanta gente, ma mi si stringe il cuore ugualmente. Per farmi un po' di posto al tuo riposo. Quando eri giovane, ancora c'era il mio nonno. Ci raccontava di te per ogni giorno. Oh nonno, a noi non ce ne frega nulla di quel che fan là dentro. Il nipote della culla non vuole il tuo aumento. L'arena troppo fina, il fo vegliato male, colori a porcellana, impasti fatti a pale. Adesso tutto quanto mi graffian della mente. A piedi mia quei manufatti rotti riordan quella gente. Gelasio che s'appoggia leggero alle tumura mi parla coi sorriso di chi eran quei maestri di ella su bravura. Di quando all'acqua d'Arno la prima leate ratte per far riempire le vasche di quell'acqua limacciosa che i lotti e i corradini ne fiano bella posa. E prima di seccà fanghi e patacche, andiano a caparrarsi qui bel limo, con cui poi si facevano quei bei pagliacci, che feano canta il cuore in fin da primo. Or tutte queste cose finiscan su un dischetto, raccontate un po' confuse da un matto, un po' schietto, che con la sua passione per tutto il che è passato, attira l'attenzione dei bimbi e chi ha sentito. Per questo e quanto ha fatto ne hanno detto niente male. Il passato non sia distrutto, lo si possa ricordare. Chissà se poi è vero che il mondo resta uguale e son solo gli strumenti che si vedono cambiare. Anche il terracottaio le ben sia nì virtuale. L'è bene che non si tocchi e che si possa raccontare.